Buonasera gentili telespettatori e benvenuti ad una nuova edizione di Prima TG. Dal 26 aprile torneranno le zone gialle con l'apertura di tutte le attività di ristorazione, sport e spettacolo nelle aree a basso contagio da Covid, ma soltanto all'aperto. Questo quanto emerge prima da fonti di governo al termine della cabina di regia a Palazzo Chigi e poi confermato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa. La cabina di regia anticipa al 26 di questo mese l'introduzione della zona gialla, come detto da Draghi, ma con un cambiamento rispetto al passato, nel senso che si darà precedenza alle attività all'aperto, anche alla ristorazione a pranzo e a cena e alle scuole tutte che riaprono completamente in presenza nelle zone gialle e arancione, mentre in rosso vi saranno modalità che suddivideranno in parte in presenza e in parte in distanza. Poi dovrebbero aprire i ristoranti anche la sera, ma soltanto all'aperto. Dovrebbe restare poi il coprifuoco alle 22 nella fase delle nuove aperture. Dal 26 aprile, dunque, teatri, cinema e spettacoli dovrebbero tornare ad essere consentiti solo all'aperto. Al chiuso, gli spettacoli invece saranno consentiti con i limiti di capienza fissati per le sale dai protocolli anticontagio. Dovrebbero poi essere consentiti gli sport all'aperto, mentre gli stabilimenti balneari e le piscine all'aperto riapriranno il 15 maggio e il 1 giugno dovrebbero invece riaprire al chiuso anche le palestre. Cambiano però anche i colori delle regioni. La Campania passa da zona rossa a zona arancione alla luce dei dati del monitoraggio settimanale del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità. Puglia, Sardegna, entrata la scorsa settimana nella fascia di rischio più alta, e Valle d'Aosta restano invece rosse. Si può guardare al futuro con prudente ottimismo e con fiducia, lo dice il Premier Mario Draghi in una conferenza stampa a Palazzo Chigi, riferendosi al dossier riaperture. C'è un cambiamento rispetto al passato, si dà precedenza alle attività all'aperto e alle scuole, con l'anticipazione poi dell'allentamento delle misure del 26 aprile. Ascoltiamo le sue parole. Direi così, scorrendo le cose che sto per dirvi, che si possa guardare al futuro con un prudente ottimismo e con fiducia. Lo scopo di questo incontro è darvi conto dei provvedimenti che sono stati presi o sono in corso di decisione in questi giorni. Sono essenzialmente tre blocchi di provvedimenti, uno che riguarda le aperture, un altro riguarda lo scostamento di bilancio e il documento di economia e finanza, e il terzo riguarda le opere che sono state messe in cantiere e alcune parole sulla loro evoluzione. Le aperture. Volevo solo rimarcare, poi darò la parola al Ministro Speranza su questo, alcuni fatti di carattere, come dire, più generale che sono usciti dalla riunione della cabina di regia che abbiamo avuto stamattina. Le decisioni di stamattina sostanzialmente si anticipano al 26 di questo mese l'introduzione della zona gialla, come poi vi chiarirà il Ministro Speranza. Ma introducono un cambiamento rispetto al passato, nel senso che si dà precedenza alle attività all'aperto, quindi anche la ristorazione all'aperto, a pranzo e a cena, e alle scuole. Le scuole aprono, tutte le scuole, come si dice, di ogni ordine e grado, riaprono completamente in presenza nelle zone gialla e arancione. Mentre in rosso vi sono delle modalità che suddividono in parte in presenza e in parte a distanza. Prima di dare la parola al Ministro Speranza su queste misure, voglio dire che oggi, con la decisione di oggi, il Governo ha preso un rischio ragionato però, un rischio fondato sui dati che sono in miglioramento. Ma non in un miglioramento drammatico, sono in miglioramento. Questo rischio che il governo ha preso e che sicuramente incontra le aspettative dei cittadini, si fonda su una premessa che quei provvedimenti
che governano il comportamento nelle attività riaperte siano osservati scrupolosamente. Quindi mascherine, distanziamenti. Occorrerà una sensibilizzazione particolare delle autorità, sia le regioni, gli enti locali e delle forze dell'ordine, perché questi comportamenti vengano osservati. In questo modo questo rischio ragionato si traduce in un'opportunità straordinaria, non solo per l'economia, proprio per la nostra vita sociale. Spostiamoci ora sull'analisi della curva pandemica in Italia. Sono 15.943 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri erano stati 16.974. Sono invece 429 le vittime in un giorno, ieri 380. 327.704 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri i test erano stati 319.633. Il tasso di positività è del 4,8%, mentre ieri era del 5,3%. Si registra dunque un calo dello 0,5%. Per quanto riguarda i ricoveri, sono 3.366 i pazienti ricoverati nelle rianimazioni per Covid in Italia, in calo di 51 unità rispetto a ieri, nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, sempre secondo i dati del Ministero della Salute, sono stati 199, ieri 211. Nei reparti ordinari, invece, sono ricoverate 24.743 persone, in calo di 844 rispetto a ieri. Diversa invece è la situazione in Campania, con 1.994 positivi al Covid nelle ultime 24 ore, di cui 748 sintomatici su 19.495 tamponi molecolari esaminati. La curva del contagio dunque cala in modo lieve, con un indice di positività relativo ai soli test molecolari del 10,22% rispetto al 10,94% precedente. Nel bollettino dell'unità di crisi, aggiornato alla mezzanotte scorsa, le nuove vittime sono 31 e 1.520 i guariti. I posti letto occupati in terapia intensiva calano da 136 a 131. In calo anche quelli di degenza ordinaria, 1.507 rispetto a 1.557 precedenti. La Regione Campania ha ricevuto un numero di vaccini pari al 25% della popolazione. Siamo l'ultima in Italia per la fornitura. È una vergogna. Questo quanto dichiarato dal Presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del consueto appuntamento sui social del venerdì. Ascoltiamo un estratto. Questo prospetto ci dice che la Regione Campania ha ricevuto un numero di vaccini pari al 25% della sua popolazione. Siamo l'ultima regione d'Italia per la fornitura di vaccini in relazione alla popolazione. L'ultima. Una vergogna. Ma c'è una vergogna doppia. Se vedete le altre due colonne, non so se riuscite a leggere, siamo l'ultima regione d'Italia per la distribuzione di vaccino Pfizer e di vaccino Moderna. Riceviamo il 16% di vaccino Pfizer e l'1,7% di vaccino Moderna. La cosa importante, perché sono i due vaccini che servono per la popolazione più anziana. Bene. Questa è una vergogna nazionale ed è scandaloso che né i grandi organi di informazione né le televisioni pubbliche e private né le forze politiche abbiano il coraggio e la dignità di porre rimedio a questa vergogna. Siamo al limite della delinquenza politica. Io non so come altro denunciare una tale sperequazione nel trattamento dei cittadini italiani. Dovremmo essere tutti uguali davanti alla legge e davanti allo Stato. Non è così. Il motivo della polemica, dunque, di questi giorni era questo. Continua il mercato nero
dei vaccini. Ora, questo significa semplicemente che noi abbiamo 200.000 cittadini campani che vengono privati del vaccino. A fronte di questa realtà vergognosa, è davvero intollerabile dover ascoltare litanie, liturgie, parole prive di senso, banalità. Chiedo a tutte le forze politiche di dare una risposta chiara. Ritenete di rimuovere questa vergogna o no? E assumetevi la responsabilità di quello che dite. Preoccupano le lunghe code e proteste delle persone in fila nel pomeriggio di ieri all'esterno della mostra d'Oltremare, dove erano convocati alcuni cittadini per essere sottoposti alla vaccinazione anti-Covid, inseriti nella categoria dei pazienti vulnerabili e o disabili. La tensione ha reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine per riportare la situazione alla calma sul posto. Successivamente, in una nota, l'ASL Napoli 1 Centro ha spiegato quanto accaduto nelle ultime ore all'esterno del maxi hub vaccinale a Fuorigrotta. Alcune centinaia di cittadini sono stati convocati questo pomeriggio presso l'hub vaccinale della mostra d'Oltremare, dopo essersi registrati in piattaforma come vulnerabili e o disabili. Ricordiamo, nel rispetto di quanto elencato dal piano regionale campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2, aggiornato al mese di marzo 2021, che i vulnerabili sono persone estremamente vulnerabili, intese come persone affette da condizioni che per danno d'organo preesistente o che in ragione di una compromissione della risposta immunitaria a SARS-CoV-2 hanno un rischio particolarmente elevato di sviluppare forme gravi o letali di Covid-19. Ovvero dunque disabili gravi ai sensi della legge 104 del 1992, articolo 3, comma 3. Questo pomeriggio, spiega poi l'ASL nella nota, decine hanno rifiutato la sottoscrizione del modulo di autocertificazione, pretendendo comunque di essere vaccinati. Queste persone, oltre ad aver costretto il personale a rallentare le vaccinazioni degli aventi diritto o con atteggiamenti violenti, hanno messo poi a rischio l'incolumità degli operatori sanitari e di altri cittadini. Solo grazie al tempestivo intervento delle forze dell'ordine è stato possibile riportare la situazione nei canoni della normalità. L'ASL Napoli 1 stigmatizza tali tentativi di aggirare regole che vengono poste a garanzia di celere vaccinazione dei soggetti vulnerabili e o disabili. È bene ribadire che l'ASL Napoli 1 Centro procederà alla verifica di quanto dichiarato sia in fase di adesione che in fase di accettazione, con denuncia poi all'autorità giudiziaria in caso di dichiarazione mendace. Novità in campo logistico, poiché i treni diventano Covid-free, grazie al debutto dell'iniziativa sperimentale delle Ferrovie dello Stato che prevede il transito di una coppia di treni al giorno sulla Roma Termini Milano Centrale, senza fermate. Potrà salire solo chi ha fatto un tampone negativo o un test molecolare, sempre con esito negativo. Il Frecciarossa parte la mattina alle 8.50 da Termini a Milano Centrale senza alcune fermate e un altro Frecciarossa che alle 18 va da Milano Centrale a Termini. Quando prenota, il passeggero viene informato che il treno è Covid-free e si può prendere solo esibendo, oltre al biglietto, un certificato di negatività al Covid con un test fatto solo 48 ore prima della partenza. Il test si può fare nell'area dedicata davanti alla stazione e bisogna presentarsi 50 minuti prima della partenza. I biglietti, si ricorda, sono in vendita da domenica 11 aprile. Passiamo ora alla cronaca. È stata effettuata nei comuni di Casalnuovo di Napoli e di Marcianise, in provincia di Caserta, un'operazione di controllo straordinario interforze contro lo smaltimento illecito e i roghi di rifiuti industriali, artigianali e commerciali. Prosegue dunque lo sforzo di repressione e prevenzione dell'abbandono illecito di rifiuti provenienti da utenze domestiche, industriali e agricole, mirato però anche alle discariche abusive, secondo la pianificazione stabilita con il coordinamento della Prefettura di Napoli con la Prefettura di Caserta. Le due questure, con le altre forze di polizia delle province, in base alla programmazione proposta dall'incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania, procede nell'ambito della cabina di regia Terra dei Fuochi.
Sono entrati in azione 22 equipaggi per un totale di 53 unità interforze nelle località e nei siti in cui abitualmente vengono abbandonati e quindi conferito in modo illecito i rifiuti sul territorio. Sono state controllate 6 attività imprenditoriali e commerciali, di cui 4 sequestrate, fra cui un'officina meccanica su un'area di 3.000 metri quadri con grandi quantità di rifiuti, totalmente priva di autorizzazione. 67 le persone identificate, di cui 6 denunciati tra lavoratori irregolari, rei di illeciti ambientali, 4 le persone sanzionate, 93 i veicoli controllati e circa 4.350 metri quadri di aree sequestrate, 1.750 metri cubi di rifiuti speciali pericolosi e non sequestrati, 48.193.066 euro di sanzioni comminate. A termine attività si è svolta poi una riunione di coordinamento tra il viceprefetto incaricato e alcuni rappresentanti delle guardie ambientali volontarie per la valutazione di forme di coinvolgimento del volontariato, su quali poi saranno fornite tempestive informazioni. Si ricorda che gestione e smaltimento illecito dei rifiuti e degli scarti delle lavorazioni sono i reati contestati. Ci spostiamo ora a Caserta con il nuovo aggiornamento della curva pandemica da Covid con i dati forniti dall'ASL Terra di Lavoro. Nei dati di venerdì 16 aprile sono 300 i nuovi positivi a fronte di 2.394 tamponi processati. Il tasso di incidenza è del 12,53%. Certificati però anche 275 guariti e 5 vittime, per un saldo che fa segnare più 20 positivi sul territorio. Per quanto concerne invece le singole città, Caserta resta in cima con 593 casi attivi, seguita da Marcianise con 475 e Maddaloni con 389. I militari appartenenti alla stazione Carabinieri Forestale di Formicola e del gruppo Carabinieri Forestale di Caserta, con l'ausilio dei medici veterinari dell'ASL Caserta, nonché dei tecnici dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici, hanno constatato presso un allevamento zootecnico bufalino, sito nel comune di Capua, località Frascale, alla via Brezza, la presenza di cumuli in maniera incontrollata di effluenti zootecnici sul nudo terreno, all'interno del plesso aziendale e nei terreni limitrofi. L'assenza di operazioni di utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici ivi prodotti, sia per l'assenza dei mezzi adibiti a tale attività, sia per l'assenza della comunicazione al sindaco delle operazioni, oltre che per la mancata tenuta del relativo registro delle utilizzazioni agronomiche, le acque di lavamento dei piazzali, unitamente ai liquidi di sgrondo, confluiscono all'interno del fosso di scolo ubicato nel lato ovest del complesso aziendale. Atteso che la predetta azienda non ha effettuato la prevista utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici, bensì ha smaltito gli stessi sul suolo in maniera incontrollata, si è proceduto dunque al sequestro dell'intero plesso aziendale e delle sue pertinenze, con facoltà d'uso dell'azienda solo ed esclusivamente per il governo degli animali. Il titolare dell'azienda agricola è stato denunciato in stato di libertà per il reato di gestione illecita di rifiuti speciali costituita proprio da effluenti zootecnici. Sarà inaugurata domenica 18 aprile l'area pubblica riqualificata degli orti sociali urbani, che sarà dedicata a Luigi Vanvitelli a testimonianza dello stretto legame esistente tra il famoso architetto e la città di Casagiove. Si chiamerà gli Orti del Vanvitelli, l'area pubblica verde multifunzionale riqualificata, situata proprio a Casagiove in via Lazio. Lo spazio, come predetto, sarà inaugurato domenica 18 aprile alle ore 10.30 dal sindaco Giuseppe Vozza, il quale consegnerà simbolicamente le chiavi d'ingresso degli orti sociali urbani ai primi assegnatari beneficiari delle particelle destinate alla coltivazione di verdure e ortaggio per uso familiare. Sarà presente al taglio del nastro anche l'onorevole Nicola Caputo, l'assessore all'agricoltura della Regione Campania. Non è un caso che si è deciso di dare un toponimo di stampo regale all'area, dedicandola al Vanvitelli. Lo spazio, infatti, dista poco più di 100 metri dalla Reggia di Caserta, il più importante sito reale borbonico dell'antico regno di Napoli. Una ricerca storica effettuata ha permesso di accertare che, in corrispondenza del muro di cinta del Palazzo Reale, alle spalle dell'attuale scuola elementare di Filippo, già nei primi anni del 1800, era presente uno dei cosiddetti giardini delle delizie della Reggia, luogo presso il quale si produceva quanto necessario per la tavola della corte reale.
L'intera sistemazione dell'area è stata concepita come un orto-giardino formato principalmente da uno spazio riservato a parcelle ortive da affidare a singoli assegnatari e da un'area di minore estensione da destinare a giardino pubblico e zona di sosta pedonale, con spazi verdi comuni, un orto comunitario ed uno didattico, alberi da frutta, fiori, aiuole e un'area per giochi e di condivisione. Il tutto in una continua interazione spaziale, culturale ed ambientale. Concludiamo con lo sport. È una giornata importante per il Napoli che ha annunciato una novità per la sfida contro l'Inter, la nuova maglia per la stagione 2021-2022 firmata da Bourlon. L'esordio della nuova divisa sarà proprio la prossima domenica contro l'Inter. Bourlon County of Milan & Kappa, il brand italiano di abbigliamento sportivo per eccellenza, sono felici di annunciare la collaborazione per reinterpretare le divise ufficiali della SSC Napoli con l'esclusiva linea Marcello Bourlon County of Milan per SSC Napoli. Una linea celebrativa della squadra creata per trasmettere la cultura, la tradizione e tutta l'internazionalità di Napoli e del suo team calcistico, attraverso la visione e l'estro creativo di Marcello Bourlon. Catalizzatore e connettore della forza esplosiva, Bourlon porta la sua energia multiculturale e reinterpreta il suo messaggio visivo più iconico per questa partnership d'eccezione, una dedica d'amore a Napoli, la città, la squadra e i suoi appassionati tifosi. Vetrina della presentazione ufficiale, scrive il club, sarà la partita del 18 aprile, quando la squadra del Napoli scenderà in campo nel neo ribattezzato stadio Diego Armando Maradona, contro la squadra dell'Inter, indossando proprio le nuove divise K in collaborazione con Marcello Bourlon County of Milan. Nella sfida contro i nerazzurri non ci sarà Ospina, che ha riportato una distrazione del bicipite femorale e per questo motivo resterà fuori per circa 20 giorni. Vittoria importante poi della Casertana, che vince 1-0 a Monopoli e riscatta le ultime prestazioni negative. Sentiamo però in conferenza stampa i commenti di mister Guidi e del portiere Avella. Sì, la squadra ha fatto una grande partita, ma è la risposta anche a tutti quelli che pensavano che questa squadra avesse mollato, che non credeva più ai playoff. Non è assolutamente vero. Chiaramente a noi la partita di Viterbo ci ha fatto male, perché potevamo fare di più, abbiamo sbagliato, forse anche la troppa voglia di raggiungere un risultato importante, una partita in cui sentivamo tutti tantissimi, ci ha frenato ed è un errore che abbiamo metabolizzato. E volevamo rendere al presidente, alla società, a Caserta e a tutti i tifosi della Casertana, volevamo renderli orgogliosi, perché questa squadra è composta da dei ragazzi che amano la Casertana, che soffrono per la maglia e la sudano sempre. Chiaramente gli errori ci saranno, però questi sono ragazzi meravigliosi e noi vogliamo continuare a giocare al massimo delle nostre forze, consapevoli che a volte le cose che prepariamo, le cose che vogliamo fare non vengono. Però questo non deve mai minare la professionalità e il carattere di questi ragazzi, perché amano la Casertana, sono orgogliosi di sudare la maglia e quindi nessuno si deve permettere di mettere in dubbio la professionalità di questi ragazzi, e soprattutto questi ragazzi soffrono quando non ci riescono, perché sanno quanto sono calorosi i tifosi della Casertana e vogliono regalare loro delle grandi soddisfazioni. Fortunatamente è andata bene, sono stato anche un po' fortunato in qualche occasione, però va bene così. Il Monopoli ci ha provato fino alla fine e sono stati anche bravi, ci hanno messo lì in area, non riuscivamo a uscire, però abbiamo tenuto botta e abbiamo dimostrato che ci siamo. No, non è così, perché siamo tutto un gruppo di giovani e quindi il mister ce lo dice sempre, se vogliamo ambire a qualcos'altro ci deve aver fame anche quando praticamente secondo il percorso nostro siamo partiti da lì giù e adesso siamo nei playoff. Bisogna sempre aver fame, sempre voler fare di più e quindi l'abbiamo dimostrato. Questo è un gruppo unito, qualcuno l'ha messo in dubbio nelle due partite precedenti, ma ancora una volta abbiamo dimostrato che nelle difficoltà noi sappiamo come uscirne, e l'unico modo che conosciamo è quello di stare insieme, uniti e solidi, quindi è stato così.
Era questa la nostra ultima notizia, come sempre vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.